Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi prepariamo insieme i famosissimi Red Velvet, i cupcake. Iniziamo subito. È veramente molto semplice, solo che è una preparazione diciamo un po' più lunga, ok? Però vi assicuro che se ce la faccio io, può farcela chiunque. Iniziamo a preparare il latticello. Andiamo quindi con il limone, il latte e lo yogurt. Come sempre basterà cliccare sugli ingredienti, ok, che troverete sulla freccia in basso alla vostra destra, in modo che riusciate a vedere quelli che sono tutti gli ingredienti nel dettaglio, ok? Ve li metto sempre in descrizione così potete vedere meglio quello che è appunto il video. Andiamo quindi a mischiare per bene tutti e tre gli ingredienti e lasciamo riposare per circa 15 minuti. Andiamo proprio a lasciarlo lì, lo copriamo, ok? Mettiamo quello che è il timer, 15 minuti, e ci vediamo fra 15 minuti. Dopodiché procederemo quindi con la ricetta. Ok, togliamo quindi il nostro bel piatto e procediamo con la ricetta. Quindi aggiungiamo l'olio di semi, l'albume di un uovo e mezzo cucchiaino di aceto di mele o aceto di vino, quello che avete in casa, insomma, indifferente. E andiamo a mischiare per bene. Potete ovviamente farlo anche a mano, con la frusta quella a mano, manuale, è indifferente, io sono pigra come vi dico sempre, perciò procedo così. Vado quindi con il colorante alimentare, in questo caso è in polvere, ma se avete quello liquido andrà bene comunque. Vado a dosare un po' ad occhio, quindi piano piano, finché non raggiunge appunto il colore che vogliamo. Poi eventualmente possiamo sempre aggiungere più tardi, comunque ci siamo come consistenza. Procediamo quindi con il resto. Aggiungiamo quindi lo zucchero e andiamo a mischiare per bene. E procediamo con le polveri, che sono farina 00 e ovviamente mi sono ricordata di aggiungere anche quello che è un pizzico di sale e poi ancora con lo zucchero, scusate, e ovviamente un po' di cacao amaro. Andiamo a setacciare per bene in modo da riuscire a mischiare meglio. Ricordatevi di aggiungere 3 grammi anche di bicarbonato. Io aggiungerei dell'altro colorante, ok? Ovviamente quello liquido è diciamo più presente. Vado a setacciare perché abbiamo già setacciato le polveri prima e vado ad aggiungerlo tutto. Andiamo a mischiare per bene. Ha veramente una bellissima consistenza. Il colore è questo perché ho utilizzato un colore alimentare diciamo in polvere, però se utilizzate quello liquido dovrebbe venire un po' più rosso. Comunque sia, alla fine non cambia perché in cottura il colore cambia, perciò
è indifferente. L'importante è che il procedimento l'abbiate capito e come vedete è molto semplice. Procediamo quindi con aggiungere il nostro impasto all'interno dei pirottini. Distribuiamo quindi 3/4 di impasto sui nostri pirottini. Il gioco è fatto. E andiamo quindi ad infornare. Ecco qui il risultato, guardate che carine. Ovviamente le andiamo a decorare con un frosting super cremoso che ho preparato in precedenza. Vi lascio il link in descrizione per andarlo a preparare. E il gioco è fatto. Ha un profumino pazzesco e ovviamente, come vi dico sempre, se provate a farlo, fatemi sapere come vi è venuto, se vi è piaciuto e cosa ne pensate. Ed ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Se provate a farlo, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!